Ora, Lendl mantiene il vantaggio per 5-4, avrà la battuta a suo favore. Lendl è il grande tennista del momento, negli ultimi 2 mesi ha conquistato ben 6 tornei, dopo una grande stagione che lo ha visto arrivare fino al terzo posto della classifica dell'ATP, la tiglia della classifica giocatori. Aspetta il non McEnroe, ma la palla è stata giudicata buona, quindi si continua a giocare. Se McEnroe non farà questo punto ci sarà subito una contestazione. Per fortuna che lo scambio è stato vinto dall'americana, altrimenti avremmo certamente Però a 15 seguito uno dopo dei soliti 15. battibecchi tra lui e il giudice di linea. Siamo 0-15. Pari. 15 uguale 29. Vedete dietro il giudice di sedia Jan Tirek. Stasera il suo pupillo Guillermo Vilas si è comportato molto bene, ha superato un Panatta un po' stanco in verità, ma Vilas sta crescendo, era abbastanza critica la sua forma la scorsa settimana al torneo di Milano. Sente l'aria di finale di Coppa Davis e quindi sta mettendo a punto la sua condizione. Tiene il 30 pari su questa volée giocata dal centro del campo Lendl, che deve subire un ritorno di McEnroe in svantaggio per 5-1. Ora è 5-4 per Lendl, 30 pari. Attacca McEnroe. Corto il pallonetto, ma è in corridoio. La volée di rovescio dell'americano, set ball per Ivan Lendl. McEnroe 6-4 in 26 minuti di gioco. 6-4 come era accaduto nella finale del Master di Milano. Come era accaduto nella finale del Master di Milano, 6-4 per Lendl nel primo gioco. Un set davvero tanelante, visto prima un avvio rapidissimo di Lendl fino a 5-1, poi il ritorno di McEnroe e quindi gelo finale da parte di Lendl. Ora deve subire questo giochino di McEnroe, che ha depositato con giustezza la palla grazie a una perfetta demi-volée. Siamo nel primo gioco del secondo set.
40-0 Fortilove. Stavo per l'americano a mettersi su una partenza veloce. È 40-0. Ecco, vedete Manolo Santana, grande giocatore, campione di Spagna. Caro padrone del campo, fa correre molto l'avversario e conquista il primo gioco del secondo set. Juego McEnroe, un 4-0. Alla vigilia di questo incontro Europa-America c'erano molti dubbi sulla riuscita, ecco, all'assenza dello svedese. Grazie anche al suo grande fine stagione con i 6 tornei vinti in 8 settimane. Vediamo, queste immagini mi giungono in diretta dal Palazzo dello Sport di Barcellona per il match conclusivo Europa-America. McEnroe sembra aver preso la misura ai colpi dell'avversario, sta sbagliando un po' troppo forse l'handel, forse risente dello sforzo iniziale. Fisico atletico quello di Lendl, 77 kg per 1,88 m d'altezza. Ed ecco il passante puntuale, micidiale di John McEnroe, 15-40. Siamo in un momento abbastanza intenso anche agonisticamente parlando del match. Recupera molto bene lo svantaggio Lendl, serve a destra in parità. Passa la palla corta all'americano. Vantaggio interno.
Sciupa però il vantaggio Lendl, sbagliando da fondo campo, parità. Splendido passante di rovescio ancora di McEnroe, che sorprende Lendl sceso a rete. È andato a finire proprio all'incrocio delle righe tra il servizio e la linea laterale. Imprendibile per Lendl. Ora il vantaggio è dalla parte dello statunitense, che dopo un bel ritorno nel primo set conduce 1-0 nella seconda partita. Palla break di McEnroe. In contropiede rimane di sasso Lendl, al quale non viene chiamato fuori in questo rovescio di McEnroe. Il giudice di serie ha dato il punto all'americano. Vedete già il tabellone, segna il 2-0 per John McEnroe in questo secondo set. Se roga silenzio, per favore.